Ciao a tutti, finalmente oggi dopo tante volte che me l'avete chiesto, vi faccio vedere come fare la bagna per i dolci. È una ricetta molto molto semplice, molto veloce anche, però che fa cambiare tantissimo il gusto delle torte e dei cupcakes naturalmente. E vi farò vedere che anche i vostri ospiti penseranno che i vostri dolci saranno più gustosi, più morbidi e vi diranno anche come dicono a me, che sembreranno come quelli del bar, anzi più buoni di quelli del bar. In un pentolino metto 150 ml di acqua e 120 g di zucchero, sempre semolato, e poi inizio a mescolare. Adesso che tutto lo zucchero si è sciolto, metto un cucchiaino di vaniglina o di estratto di vaniglia. L'estratto di vaniglia si può sostituire con dei liquori, non so, del Grand Marnier o del Baileys, quello che volete, dipende comunque da quello che andate a fare. E poi anche si può mettere anche del succo d'arancia, del succo di limone, come vi dicevo, dipende da voi. Però quello alla vaniglia è il gusto più neutro, che è più facile comunque da mettere da tutte le parti. Quindi lo continuo di mescolare per circa un altro minutino così, e poi lo faccio raffreddare per un pochino. Adesso che la bagna è tiepida e così anche i cupcake, vado ad inzuppare con la bagna i cupcake. Naturalmente in questo caso io vi sto facendo vedere questi, però vale lo stesso sulle torte, naturalmente, sul pan di Spagna. E io ne metto sempre un pochino, non troppo, altrimenti mi sembra che i cupcake sono troppo bagnati. Però ognuno lo fa, lo deve fare come piace di più, e magari facendo tante prove fino a quando non capisce qual è la quantità perfetta per ognuno di noi. E poi si deve fare riposare un pochino in modo che si inzuppi bene bene la base, quindi del nostro dolce. E ciao e a presto!